addirittura ha seguito un po' tutti quelli che sono i lavori che permettono il passaggio delle macchine di Santa Rosa. Abbiamo cercato, insomma, vista l'esperienza mia personale dello scorso anno e quella degli uffici, che l'esperienza era un po' di più, di cercare di sistemare alcune cose che non andavano ad allineare un po' al meglio i tempi. Pertanto con le tribune Santa Rosa abbiamo avuto un montaggio e lo smontaggio delle stesse in tempi assolutamente da record, hanno liberato le piazze della città in 2 giorni. La vendita dei biglietti è andata molto bene, ne è avanzato qualcuno, ne è avanzato centinaia di biglietti, segno anche, insomma, del momento particolare. Ci sono stati l'anno scorso dei problemi sulla distribuzione delle sedie che quest'anno abbiamo risolto dando disposizioni diverse al personale dell'ufficio, abbiamo dato le solite liti, queste persone, i nostri cittadini che fanno da soli i bigliettini. Un altro problema lo scorso anno era stato relativo ai bagni chimici, a varie proteste sui bagni chimici che non erano, sono stati troppo presenti in città per troppi giorni e sono già stati adesso portati via, sono stati, abbiamo dato delle descrizioni diverse sulla pulizia, abbiamo trovato, insomma, dei problemi veramente assolutamente. Sui fuochi artificiali c'è stato questo spostamento dell'allocation veramente dell'ultima ora, non siamo riusciti a far partire i fuochi artificiali come lo scorso anno dai padri Costignani della Trinità, che ci hanno risposto, e questo purtroppo con le prescrizioni tecniche dei fuochi artificiali è difficilissimo ormai trovare un'area all'interno della città che abbia un raggio dove partono i fuochi di 120 metri, dove non c'è niente, dove non dico, in questo caso non c'è la strada, veramente difficile. Siamo andati allo stadio, ringraziamo la Viterbese Calcio, andando allo stadio, si sono visti belli duramente in tutta la zona del Sagrario, un po' meno da palazzo, perché c'è un palazzo davanti e non lo abbattiamo il prossimo anno. Però insomma, alla fine siamo riusciti veramente all'ultimo minuto. Pensate a battere il palazzo. No, basta alzare i fuochi. Se no, dobbiamo alzare i carichi dei fuochi. Però insomma, alla fine. Erano già stati alzati. Considerando che veramente pensavamo di non farli più, alla fine è stato un successo anche quello. Relativamente alla festa, insomma, continuano le attività del settembre e del mese. Ieri sera abbiamo le prime due serate a Piazza Lorenzo, sono andate due veramente molto bene. La prima con Cecchini hanno fatto disporre del 406, erano quasi tutte piene. Ieri sera 1200 posti a sedere, c'era una marea di gente, circa 2000 persone. Altre cose sono andate veramente con un grande successo di pubblico, le serate a Piazza Unità d'Italia, il concerto di musica barocca dell'Artemisia alla Verità. Insomma, crediamo, insomma, che si possa tranquillamente continuare con i festeggiamenti da Santa Padrona con un certo ottimismo e sicuramente